Ben ritrovati ai telespettatori di TV1000, oggi ospiti nei nostri studi, ospite nei nostri studi, l'onorevole Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle, anche se onorevole sappiamo non è una parola che più si addice a un rappresentante del Movimento, con il cittadino Carlo Sibilia, anche conosciuto come Carlo e Stop. Carlo, tu sei giovanissimo, ci diamo nel tu, sei giovanissimo, sei dell'86. Cosa spinge un giovane della tua età ad avvicinarsi alla politica oggi in questo particolare momento storico? Dunque, io ringrazio voi di avermi invitato, questa piccola emittente, mi fa piacere insomma che riusciamo insomma a spingere questo tipo di emittenti locali, quindi già vi ringrazio per l'invito. Questa cosa di rifiutare il termine onorevole, di poterci finalmente dare del tu, non è una cosa che io diciamo banalizzerei più di tanto, perché per noi è una cosa molto importante, cioè quella di far anche nella forma riavvicinare la politica al cittadino, e forse è proprio questo che mi ha spinto quando ho cominciato con la mia attività civica a volermi riavvicinare un po' a quella che è l'attività politica, cioè nel senso capire le cose che non funzionavano, per quale motivo non funzionavano, ho smesso di lamentarmi dal divano di casa e ho deciso di fare qualcosa, e da lì è cominciato il mio percorso politico. Fare qualcosa però senza legarti ad alcun tipo di partito, entrando da subito nel circuito del meetup del Movimento 5 Stelle, perché proprio il movimento di Beppe Grillo? Guarda, mi fa piacere dopo tanto tempo poter ritornare a parlare liberamente e fare un po' l'excursus della mia attività e della nostra attività come Movimento 5 Stelle, perché la verità è che le cose sono accadute molto velocemente, il cambiamento è stato molto rapido, quindi non c'è mai l'occasione di sedersi un attimo e vedere quello che è stato fatto. Una delle cose secondo me che mi ha spinto diciamo verso questo nuovo meccanismo di rete, di condivisione fatta di rete in strada e poi ovviamente collegata alla rete internet, è il fatto che io ho cercato dei spazi di cambiamento sia a destra sia a sinistra, poi ho capito che erano tutti semplicemente come dire comitati d'affari. Il Partito Democratico attualmente ad Avellino è una succursale della Democrazia Cristiana, la destra non è mai esistita perché anche lì ci sono delle infiltrazioni della Democrazia Cristiana, che è la vecchia DC che ha sempre governato in questo paese, soprattutto in Irpinia, quindi mi è venuto naturale cercare un altro contenitore e mi sono, grazie a Dio, imbattuto in qualcosa di nuovo che era l'allora nascente blog di Beppe, poi Meetup e infine il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che ormai sta diventando una parte preponderante della politica e della vita sociale italiana, a 10 mesi quasi dall'insediamento a Montecitorio, dall'insediamento a Palazzo Madama. Cosa è cambiato? Quali prospettive ancora ci sono da abbattere secondo la vostra visione della politica? Beh, noi abbiamo fatto un percorso di partecipazione cittadina e sicuramente ci ha portato ad avere un grandissimo risultato elettorale con la prima tornata a prendere il 25%, la prima volta che una forza politica senza essere un partito si presenta e prende una percentuale così alta, significa che hai fatto veramente tanto lavoro e la gente lo ha capito. Ora credo che sia arrivato il momento, dopo 9 mesi, di tracciare anche un po' una linea, perché penso che grazie alla nostra esperienza, grazie a quello che abbiamo fatto nel Parlamento, molti abbiano aperto gli occhi, le persone hanno capito che la destra e la sinistra si sono spalleggiate per anni in questo paese e si sono cercate l'una come alibi dell'altra. Noi abbiamo fatto cadere questi alibi e credo che sia arrivato anche il momento ora per i cittadini capire: da una parte c'è chi fa i propri interessi, da una parte chi fa gli interessi dei cittadini, adesso la scelta sta solo a noi. A questo punto ti chiedo, secondo voi quanto durerà ancora questo governo? Elezioni sì, elezioni no, come vi ponete? Beh, noi non vediamo l'ora che si possa finalmente chiedere ai cittadini una conferma di quello che è accaduto, perché onestamente se noi andiamo un po' indietro c'è Letta che in questi giorni esultava perché si mangiava il panettone, quando la gente a casa in realtà ha difficoltà veramente ad arrivare a fine mese. Quindi io credo che da quando siamo entrati, da quando è stato riconfermato Napolitano, da quando c'è stato finalmente il matrimonio tra il PDL di Berlusconi e il PD di Bersani, Letta
e ora Renzi, onestamente bisogna chiedere ai cittadini se questo è il futuro che vedono per il loro paese, cioè un futuro fatto di gente che li ha truffati, li ha presi in giro da quando sono entrati in Parlamento fino ad oggi, oppure effettivamente quello è qualcosa di diverso, che non è più ovviamente quello che hanno votato fino a qualche anno fa. Voi avete come forse prerogativa quella di chiedere anche con metodi poco ortodossi visti, rispetto a quelli visti finora in Italia, di chiedere dei cambiamenti come, o di protestare, come emblematica fu l'occupazione del tetto di Montecitorio per evitare appunto i cambiamenti dell'articolo 138 della Costituzione, o come il recente assegno che avete presentato al Mise per da donare, insomma, per restituire un conto corrente per le piccole e medie imprese. Ecco, forse è questo quello che vi caratterizza di più anche agli occhi delle giovani generazioni che si affacciano al mondo politico, perché avete fatto sì che molti giovani disillusi e illusi dalla politica vecchio stile oggi partecipino in massa ai vari V-Day e a tutte le vostre iniziative. Questo è un altro punto a vostro favore. Sì, diciamo che noi abbiamo compreso perfettamente, ci siamo inseriti in un meccanismo, stiamo capendo che la comunicazione sta cambiando nel paese, nel mondo. Noi abbiamo capito bene come usare questo meccanismo che è la rete, cioè fare una connessione sia online con internet e poi scendere nelle piazze. Tutti quanti si ricorderanno la campagna elettorale che abbiamo fatto, dove le piazze erano stracolme perché semplicemente noi ci scambiavamo i messaggi, le fotografie, i media, i video. Noi diciamo che ognuno di noi può diventare un giornalista, può diventare una persona che documenta, perché a quel punto tu stai togliendo i filtri all'informazione, riesce ad avere anche qualcosa di vero e di reale. Perché siamo arrivati all'occupazione del 138? Perché usiamo questi metodi non convenzionali? Perché i metodi convenzionali abbiamo capito che sono al soldo del potere, perché se la prima tessera del Partito Democratico è quella di De Benedetti, che controlla una parte molto grande della cultura e dell'editoria italiana, capisci benissimo che non posso andarmi a informare sulla Repubblica se voglio avere un'informazione indipendente. Quindi è chiaro, dobbiamo usare metodi diversi. Quando è che qualche metodo buca ed è oggettivo? Quando fai qualcosa di eclatante. Noi abbiamo sempre fatto azioni eclatanti e pacifiche perché siamo stati costretti a farlo. Effettivamente tutte queste cose che abbiamo fatto, partendo dal 138, hanno avuto il loro risultato, perché il 138 si è bloccata la modifica, perché grazie a noi che siamo saliti sul tetto, qualcuno magari ce lo critica, però ha avuto il suo risultato. La stessa cosa occupare il Ministero dell'Economia e Finanze, fare il presidio 48 ore lì davanti dei parlamentari che chiedono di restituire dei soldi, i loro soldi, per darli alle piccole e medie imprese. In questo paese è diventato più difficile restituire i soldi che rubarseli. Quindi sostanzialmente questo fa capire che noi siamo in un cambiamento epocale, e lo facciamo soltanto noi, perché sappiamo da dove veniamo e questi sono i cittadini che farebbero così al nostro posto. Il fatto di sfruttare la rete internet per dare sicuramente maggior oggettività alle vostre azioni non può essere anche controproducente, nel senso magari un anziano che non ha accesso comunque alla rete internet, pur condividendo magari i vostri ideali, non, nella cabina elettorale non sa se votarvi o meno? Sì, il punto, noi spesso ci interroghiamo su queste limiti della comunicazione, che sono dei limiti oggettivi. È chiaro che magari c'è qualcuno che non si avvicina per paura anche un po' del cambiamento, però noi abbiamo creato questo giusto mix. Io durante la settimana sono al lavoro, dal lunedì al venerdì sono a Montecitorio, scriviamo leggi, presentiamo mozioni, risoluzioni, interpellanze e le comunichiamo via web, via giornali e TV quando è possibile, e poi nel fine settimana sono sempre in giro per l'Italia, spesso anche qui. Infatti l'11 gennaio per esempio saremo qui ad Avellino per un evento dove comunichiamo alla gente quello che stiamo facendo, quindi è un'occasione di vederci. Alle volte mi viene sollevata la critica proprio da persone un po' più anziane che mi dicono: ma voi siete assenti, quando proprio io in quel momento sto parlando con quella persona. Quindi è semplicemente da fare uno scatto culturale, cioè la gente deve capire che non è la televisione, non è più l'oracolo, ma esistono degli altri mezzi, che è anche semplicemente quello di ritornare a parlarsi, cosa che ci siamo dimenticati di fare.
forse perché ancora oggi vedendo un ragazzo di 27-28 anni che è non associ un ragazzo così giovane, preparato, laureato e quant'altro alla parola deputato, alla parola senatore, proprio perché si è ancora ancorati alla politica vecchio stampo. Questo è probabile, però io ricordo anche un po' a me stesso che a 26 anni Steve Jobs, che era il fondatore della Apple, portava avanti una grossa azienda, una grossa idea, che poi oggi è diventata una grande realtà economica e tecnologica, anche con dei retroscena oscuri. Però bisogna comunque capire che il mondo sta cambiando e bisogna farlo tutti quanti insieme, da chi ha 70 anni, 60, fino a scendere a 20. Quindi il vostro più un cambiamento sociale a questo punto, prima sociale che politico? Assolutamente, la prima cosa da fare è il cambiamento culturale. Io non ho mai chiesto voti a nessuno, nessuno del Movimento 5 Stelle l'ha mai fatto e mai lo faremo, non è questo l'obiettivo. Se l'obiettivo fosse stato vincere le elezioni ci saremmo presi 42 milioni di euro dei rimborsi elettorali, avremmo fatto pubblicità a tappeto, ma questo paese non sarebbe mai cambiato, avremmo comprato una TV, un giornale, ma non l'abbiamo fatto, abbiamo restituito i soldi indietro perché vogliamo far capire alla gente che la politica è fatta di passione e non è fatta di denaro. Ecco, appunto, il rapporto con la stampa, un rapporto un po' controverso del Movimento 5 Stelle. Ma io il rapporto con la stampa libera, quando c'è la possibilità di fare un'intervista libera, di parlare liberamente, senza faziosità, senza far finta oppure voler mettere in difficoltà le persone facendo le domande scorrette oppure prendendo informazioni false, io onestamente non ho nessuna difficoltà, ma come tanti di noi, cioè siamo andati anche in TV, lo facciamo spesso, purtroppo alle volte vengono meno le garanzie di libertà, perché se, le ripeto, come ho detto già prima, se le televisioni sono tenute in mano da chi ha degli interessi in politica, c'è un conflitto di interessi del quale la sinistra si è fatta portatrice cercando di abbatterlo, ma in realtà è la prima che ci sguazza all'interno, quindi nessuno mai lo cambierà se non il Movimento 5 Stelle. Tornando a parlare di Roma e dei palazzi di Roma, Renzi oggi alla guida del PD, Berlusconi alla guida di Forza Italia, Alfano col nuovo centrodestra e poi c'è il Movimento 5 Stelle. Quale futuro per questi... per questi protagonisti, chiamiamoli così? Ma io in realtà molte di questi personaggi per me rappresentano il passato, cioè Berlusconi è già, grazie al Movimento 5 Stelle che ha dato la possibilità di votare in maniera palese la decadenza, altrimenti Berlusconi si sarebbe comprato qualche senatore del PD come già ha fatto in passato per altre votazioni e quindi si sarebbe salvato. Grazie al Movimento 5 Stelle non c'è più. Alfano è un prodotto della Democrazia Cristiana, delle associazioni, dei think tank insieme a Letta, sono due facce della stessa medaglia, quindi non hanno futuro. Renzi è un'altra operazione mediatica, io lo chiamo il vuoto che avanza, perché veramente c'è ridurre la politica al tifo becero senza nessuna proposta, perché poi Renzi farà la stessa fine di tutti gli altri segretari del PD, si ammalerà di ipocrisia e di incoerenza, perché lui dirà una cosa e il suo partito all'interno del Parlamento ne farà un'altra. Quindi io onestamente, vedendo questo tracciato politico, spero soltanto che la gente abbia voglia veramente di mettersi in gioco in prima persona, perché è solo lì il problema, un problema culturale. Bisogna distruggere le sovrastrutture mentali che ci hanno creato negli anni e andare avanti su un futuro di incertezza. Sicuramente non sarà tutto rose e fiori, ma abbiamo necessità di ricostruire un paese. Berlusconi è veramente finito? Berlusconi per me è una persona della quale forse non è finito, perché si è reincarnato in Renzi, cioè questo è il paradosso, cioè è uscito dalla scena Silvio Berlusconi, ma è entrato Renzi. Del resto basta ricordare che il 6 dicembre 2010 Renzi va a casa di Berlusconi durante la sua campagna elettorale per sindaco di Firenze e da lì inizia l'ascesa anche mediatica di questo giovane ragazzo, che l'unica cosa degna di nota è quella di aver vinto 48 milioni di lire alla ruota della fortuna, piuttosto che il fatto di essere, per esempio, che Renzi sia condannato in primo grado per danno in erariale, non lo dice mai nessuno, non lo ricorda mai nessuno, perché c'è un'operazione mediatica di ringiovanimento e rinnovamento del PD, che poi di fatto non è così. Alcuni, molti, tanti forse, vi accusano di populismo, di cavalcare un po' quest'onda di malcontento e malcostume anche che si vive nel nostro paese. Voi avete sempre rigettato questa, a partire da Beppe Grillo, avete sempre rigettato questa accusa, o diciamo questo aggettivo che vi viene affibbiato, diciamo così.
Cosa ti senti di rispondere a quanti vi accusano di populismo? Ma se populismo significa stare vicino al popolo, capire le esigenze del popolo, interpretarle nella maniera corretta, cioè con i nostri atti all'interno del Parlamento, allora io sono il primo populista d'Italia. Io voglio semplicemente che la gente capisca, va bene, chiamateci anche populisti, chiamateci ignoranti, chiamateci giovani, inesperti, chiamateci come volete voi, però andate a leggere le nostre proposte che facciamo in Parlamento, andate a vedere come abbiamo fatto per chiedere l'abolizione dell'IRAP, andate a vedere le nostre mozioni per tagliare le pensioni d'oro, perché non è possibile che Dini piuttosto che Amato prendano 40.000 euro al mese e invece una pensione minima paghi 500 euro al mese a una persona anziana che non riesce neanche a fine mese ad arrivare. Andiamo a vedere nel concreto i nostri provvedimenti dove hanno delle falle, chiamateci populisti, però andiamo a controllare dove che sbagliamo e vediamo chi vuole veramente il cambiamento di questo paese e chi fa gli interessi delle lobby finanziarie e chi invece vuole fare gli interessi dei cittadini senza avere nessuno dietro. Carlo, il caso Shalabayeva, che cosa è successo? Allora, il caso Shalabayeva è uno dei casi che io, essendo il segretario per la Commissione Affari Esteri, ho seguito da vicino con il mio gruppo del Movimento 5 Stelle in commissione. Quello è stato un caso di violazione palese dei diritti umani che però in realtà cela delle cose molto più grandi alle spalle, perché noi temiamo che ci siano degli interessi energetici, cioè che l'ENI, con la compiacenza di alcuni dittatori e potenti, possa avere un controllo particolare che vada fuori da quello che è il controllo dello Stato. Se lo stesso Alfano ci ha detto che non sapeva nulla del rapimento di questa persona con la figlia, perché alla fine sono state rapite una donna e una figlia sotto pressione dell'ambasciatore kazako, e se Alfano ci dice che non sa nulla, allora c'è un problema di governance in Italia, nel senso non sappiamo chi agisce come polizia, cosa fa il Ministero dell'Interno. Allora noi qui abbiamo sollevato dei problemi e abbiamo anche fatto comprendere alle persone che se io devo accendere la luce, pagare una bolletta e andare a finanziare dei servizi segreti che non c'entrano nulla con l'Italia, allora c'è qualche problema grosso. Grazie a Dio, anche con la nostra pressione, e questo ci fa molto piacere, la situazione si è risolta durante queste giornate natalizie ed è tornata a Roma a Shalabayeva con la figlia. La doppia elezione di Napolitano, il boicottaggio del discorso di fine anno e il controdiscorso di Beppe Grillo. Beppe da sempre fa questa sua opera anche un po', se vogliamo, teatrale, nel senso lui è così, è un personaggio di spettacolo, fa benissimo il suo lavoro e lo ha sempre fatto, quindi secondo me sta a questo punto alla gente scegliere se voler ascoltare Napolitano, che lo sentiamo da 14 anni, veramente sono 8 anni più o meno che lo sentiamo, e se ci convince, se cambia qualcosa nel modo di esporci le situazioni. In realtà ho ascoltato entrambi i discorsi e non, ovviamente direi che Napolitano non ci ha detto nulla di nuovo, cioè ha fatto una fotografia del paese, un paese che in realtà non è quello che lui vede. Del resto una persona di 88 anni potrebbe anche non essere lucida nella visione delle cose. Poi c'è chi ha ascoltato il discorso di Beppe e magari vede la speranza, vede il sogno, vede il futuro, vede qualcosa che stiamo costruendo insieme da anni. Poi sta alle persone scegliere, insomma, quale secondo loro è la cosa migliore. Il pluralismo anche in queste cose è la cosa più bella che ci possa essere. Tornando in Irpinia, prima anticipavi l'11 e il 12 del mese di gennaio una delegazione di parlamentari pentastellati con te a capo saranno qui in Irpinia per dare uno sguardo un po' a quello che è la situazione nell'ex Verde Irpinia. Terra di vertenze, terra di emergenze purtroppo. Sì, purtroppo sì, infatti noi abbiamo intitolato questo evento che faremo l'11 gennaio a Carcere Borbonico, l'abbiamo intitolato Oltre l'Irpinia delle emergenze, perché in realtà è necessario ora più che mai andare oltre e cercare di risolvere i problemi, perché noi trasciniamo in questa provincia, che in realtà io la vedo, l'ho sempre vista, nella mia visione è sempre una provincia ricchissima a livello sia culturale, sia turistico, sia soprattutto agricolo, quindi questi che sono i nostri tre punti di forza, tre punti cardine, li vedo sempre più bistrattati, e nessuno ci punta veramente, anche le amministrazioni comunali non stanno facendo nulla da questo punto di vista. Allora noi vogliamo andare oltre, vogliamo spiegare quello che abbiamo fatto noi, come vediamo per esempio il futuro della Irisbus, come vediamo la risoluzione della vertenza dell'ex isochimica, che è lì da 20 anni, cioè anche 30 anni, quindi nessuno più, insomma, ci sta dando delle risposte.
risposte. Noi siamo da 10 mesi in Parlamento, non possiamo pretendere di aver risolto tutto, però sicuramente abbiamo fatto delle proposte e vorremmo semplicemente spiegarle alla gente. Poi magari le persone verranno all'incontro, che è libero e fruibile da tutti, e ci verranno a dare le loro critiche, le loro informazioni e spiegarci. Io quello che vedo veramente, e purtroppo in questo periodo sono un po' lontano dalla mia città, però quando ci torno io vedo veramente una città culturalmente morta, e questo mi dispiace, perché anche le cose più banali, cioè la presentazione di un libro, io vedo una città che non ha nessuno sbocco culturale. Io penso che queste siano occasioni da coltivare e vorrei che anche gli altri facessero lo stesso, anche gli altri schieramenti. Quali sono le vostre proposte anche qui ad Avellino, soprattutto qui ad Avellino? Ma noi ci siamo candidati alle elezioni amministrative per la prima volta dopo, appunto dopo la nascita del movimento. Quindi il nostro candidato sindaco era Tiziana Guidi, abbiamo fatto delle proposte per la città, appunto di recupero della cultura. Ovviamente noi siamo andati verso la trasparenza, perché la prima cosa è di dover riacquisire quel rapporto che la cittadinanza ha con l'amministrazione, perché oggi sembra sempre che il consiglio comunale, l'amministrazione comunale siano cosa loro, cioè sia cosa gestita da sempre dallo stesso partito, che una volta si chiama Partito Popolare, una volta si chiama PD, una volta si chiama Democrazia Cristiana, ma alla fine è sempre la stessa cosa. Se noi non riusciamo mai a far entrare i cittadini, magari con un referendum propositivo, farlo senza quorum, farci capire, farci analizzare i bilanci, il bilancio partecipato, noi abbiamo proposto queste cose un po', se vogliamo, banali. Certo, vogliamo semplicemente che il cittadino torni a riappropriarsi della propria città, cosa che non sta succedendo. Infatti il bilancio comunale della città di Avellino presenta dei debiti truffa fuori bilancio. Se il cittadino avesse controllato in maniera diretta questo tipo di situazioni, forse non l'avremmo avute. Quindi secondo me le cose si risolvono con la partecipazione e la trasparenza. Questo è il vostro cavallo di battaglia, in come effetti sempre. Va benissimo, Carlo, io ti ringrazio per aver partecipato a questo nostro primo incontro, speriamo di poterci rincontrare magari in un prossimo futuro, di partecipare alle vostre iniziative, e ringrazio ovviamente voi telespettatori di TV1000 per averci seguito in questa intervista con il cittadino Carlo Sibilia. Buonasera. Grazie.